Le preoccupazioni sollevate tra gli altri dal PD e dal centro-sinistra in Regione e Comune di Pescara sulla possibile vendita della sede storica di Via Conte di Ruvo della Camera di Commercio Chieti Pescara e del Palabecci, preoccupazioni che hanno sollevato una serie di commenti. Il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa prende la parola e dice di voler fare chiarezza. Parliamo di un decreto fatto dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. Peraltro era presidente del Partito Democratico, che prevedeva la razionalizzazione e l'accorpamento delle sedi che allora erano provinciali. E in quel momento i presidenti delle Camere di Commercio furono lasciati da soli in questa battaglia. Adesso si sta parlando di una vendita della sede di Pescara. Non è assolutamente vero, voglio fare chiarezza. Mi sono informato con i vertici e gli uffici della Camera di Commercio, ho rivisto un po' tutta la problematica. Le Camere di Commercio per decreto, c'è stata anche un'ispezione dei funzionari del Ministero delle Finanze, devono dare seguito al decreto del 2016 e quindi devono fare delle verifiche, devono ispezionare il mercato e verificare se c'è l'attenzione da parte di qualche operatore nei confronti di tutte le sedi delle Camere di Commercio, non soltanto quella di Pescara, ma anche quella di Chieti o il Palabecci. Il presidente Strever, in una nota della Camera di Commercio, chiarisce che lo statuto della fusione Chieti-Pescara prevede la sede legale a Chieti e quella secondaria a Pescara. Ma potrebbe essere per assurdo che c'è un'attenzione da parte di qualche operatore nei confronti della sede di Chieti e poi la giunta camerale prenderà, come ho detto prima, le decisioni. Oggi è il momento di fare chiarezza, di non alzare polveroni che non ci sono e comunque esiste un decreto del 2016 i cui effetti devono trovare riscontro nella realtà. La storica sede però di Via Conte di Ruvo rimarrà o no? Ma noi ce lo auguriamo perché è una sede storica, una sede che ha fatto la storia di Pescara, è la sede un po' del commercio pescarese e della provincia di Pescara. E quindi l'auspicio è quello.